dovessi dire chi è Maurizio Elettrico, boh, chi lo conosce? Io non ho un rapporto molto chiaro con me stesso, ma come tutti del resto. Un artista non è una definizione, è neanche un soggetto umano, quindi è anche giusto che sia così. Noi siamo un po' mistero a noi stessi, quindi è preferibile rimanere enigmatici, almeno per se stessi. Poi, se gli altri ci capiscono meglio, tanto li guadagniamo. Diciamo, ero di quelli che a giovanissimo ha cominciato a lavorare su una sperimentazione molto spinta. Io ho scritto e pubblicato questo libro, The New Empire, che è una saga. Il mio escamotage è quello di tenermi fuori dalla diatriba bioetica attraverso questa cornice fantascientifica. Lontano da noi più di 200 anni e lontano dagli eventi narrati 150 anni, che è Desmond Brown, che pubblica questo libro a Londra nel 2272. Quindi è una sorta di falso storico. Falso storico che è un libro impossibile, che non potrebbe essere stato scritto. E poi per me è proprio questo fare arte, cioè creare mondi paralleli che possono in qualche modo connettersi al nostro mondo presente e in modo iperbolico spingere delle cose che abbiamo noi adesso in questa epoca alle estreme conseguenze. La nostra radice resta comunque quella appunto del Rinascimento, che è scientifica, filosofica, è legatissima alla natura, è legatissima all'uomo, uomo natura. Fortemente demiurgica, quindi questa continua sfida a se stesso, questa ricerca del divino in sé, e queste sono delle caratteristiche secondo me fondamentali per l'arte. Qualsiasi artista, anche adesso, nel contemporaneo, pur non sapendo, sta facendo questo. L'opera d'arte, come qualsiasi opera demiurgica, deve essere comunque, deve avere una partecipazione collettiva, è lì che diventa veramente forte. Una parte di me è rimasta un artista ottocentesco, perché io ho moltissimi lavori che realizzo da me, a casa, il collage, le pitture, i disegni. Quindi faccio moltissime cose a casa, con le mie mani, perché poi mi ritrovo questa mano rinascimentale per cui riesco a fare disegni che sono, io, oh mamma mia, chissà che studio aveva fatto, non ho fatto niente, disegnavo così da quando avevo 13 anni. E poi ho imparato come Picasso a disegnare come un bambino di 3. Sono arrivato a fare un percorso che posso ritenere quello mio, che in qualche modo unisce la scienza con la filosofia, con l'arte e quindi con la natura anche. L'uomo e la natura sono la stessa cosa, sono compenetrati, cioè in altre parole la natura si serve dell'uomo anche per modificare ed evolvere se stessa. Cioè l'uomo deve immaginarlo che è come il pensiero e la forza evolutiva della natura. Se non entri in quest'idea nel pianeta Terra, continui a pensare al fenomeno uomo come a un incidente. In un percorso noiosissimo, dove si sono alternate quantità di forme viventi e dove alla fin fine c'è stata sempre la stessa questione di ecosistemi che si facevano e disfacevano, di vite e morte che si alternavano, di infinite crudeltà e sofferenze e anche comunque di nuove invenzioni biologiche, di nuove sintesi morfologiche e quant'altro, però poi alla fin fine di un mondo che pur nelle sue trasformazioni procedeva in un'unica direzione. Con l'uomo l'apertura è a 360 gradi. L'uomo è l'ambiente, in assoluto, è il metambiente, cioè è colui da cui vengono gli ambienti, da cui vengono i rappresentati. L'uomo può creare universi. La natura è uno degli universi possibili sul quale praticamente riversare questo potere di immaginazione e di trasformazione. Io sono fiducioso che la scienza, incamerando meglio la natura, possa ritornare anche un po' magia, perché la tecnica è magia, è la magia a cui aspirava la magia stessa, il controllo della natura.